120 anni in movimento, un bel libro sulla MT. Sì, questo volume è un volume che è stato scritto da Mauro Pedemonte, un dirigente di MT, appassionato di storia, che dagli anni 80 periodicamente ha pubblicato degli importanti contributi sulla storia del trasporto pubblico a Genova e di MT in particolare. È un volume che viene dopo questi importanti studi e dopo importanti ricerche effettuate nell'archivio di MT. In MT c'è un archivio storico importantissimo che conserva tutti i documenti dall'origine, dalla fondazione di quella che era l'UITE, cioè era l'azienda precedente che poi si è trasformata in MT. È importante che l'azienda abbia voluto festeggiare questo compleanno con un'ulteriore pubblicazione, anche in questo momento, che è un momento che vede non grandi disponibilità economiche, ma è importante segnare un anniversario con un volume che può essere letto da tutti i cittadini perché è un testo semplice, agile, che si legge tutto di un fiato e che perciò potrà far conoscere a tutti la storia di questa nostra azienda. Appunto, quali sono nel libro i momenti più rappresentativi della storia di questa città unita alla storia della sua azienda di trasporto? La storia dell'azienda di trasporto è la storia della città. Infatti il volume ha un ricco apparato fotografico che appunto ci mostra i diversi momenti della storia di Genova dagli anni 70 dall'Ottocento ad oggi. Si passa dalle foto bianche e nero alle foto a colori, dai tram a cavalli, dal primo trasporto a cavalli alle foto della nostra metropolitana e degli ultimi autobus comprati. Ci sono poi appendici fotografiche molto interessanti su i lavoratori, sulle officine che erano delle vere e proprie fabbriche, non erano officine di manutenzione, erano qualcosa davvero di più importante. La vita sociale dei dipendenti di MT nell'Ottocento e i primi del Novecento, le feste, i bambini dei dipendenti che andavano in colonia, cioè uno spaccato della società molto. Non mancavano neppure i mugugni, così come oggi. Non mancavano neppure i mugugni, naturalmente, sono documentati lamentele e mugugni a partire dagli anni 80 dell'Ottocento. E gli spostamenti dei capolinea anche nell'Ottocento provocavano delle vibranti proteste. Certo, ogni spostamento provoca proteste oggi, capolinea fermata, ed è stato interessante trovare questo documento che ci certifica che nel 1886 i negozianti di Bolzaneto si oppongono allo spostamento di un capolinea. Un libro sulla storia della MT che è così vicina alla storia della città. Sì, è la stessa cosa sostanzialmente. Questo libro dimostra come in questi 120 anni i casi delle società che hanno gestito il trasporto a Genova si incrociano con la vita di questa città, in generale con gli andamenti economici, le guerre, in particolare per le scelte che la pubblica amministrazione è riuscita a fare nel tempo a riguardo del trasporto pubblico locale.